Colazioni pre-giornatona, meet. Straina ansia. Io tosto. Quindi ieri giornata passata benissimo, ci siamo allenate, abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo mangiato e quindi ci fare tutto a lei così è più comodo. E adesso ci dirigiamo verso la McFit e incontreremo Mitch, Beth Carolina, Francesca, Marco, Simone, cioè Silvia qui con me ed io, insomma, ci andremo ad allenare, poi alle 15.30 mi preparo. Dobbiamo scendere. Sei pronta? Sì, ma io scendo. Ora sì. L'ansia comincia a partire a mille. A me batte forte il cuore. Da questa mattina da quando si è svegliata. Vorrei dire. Non ha dormito molto. No. Si vede. Sì, belle occhiaie. Incognito, Silvia. Ah, già. No, non mi funziona. Chi è quella brutta gente? Buongiorno! Ciao, Silvietta! No! Tancona! Ciao, Silvia! Ciao! Come sei spessa a dal vivo? È vero! Ciao! Ciao, ciao, tutto a posto? Ciao, Simo! Oh, ciao! Maremma! Sempre. Come stai? Tutto bene, te? Sì, sì, che bello. Ciao, piacere, Silvia. Bene, bene. Ciao, Silvia, piacere. Ciao. Ditemi dove mi devo mettere. Tanta bella gente. Ci dovremmo. Che aspettiamo? Le Caroline. Buongiorno a tutti. Le Carolinas. Non so dov'è, ma adesso la chiamo. No, io continuo a dire che voi due sembrate suonare. Le video, le telecamere. Ci siamo. Siamo superati. No, mi sento un po' ripreso. No, senti un po' osservato. Volete riprendere a me la presentazione? Allora, sì, giusto 5 minuti per farvi capire che cos'è McFit Global Group per chi lavoriamo io e Luca. Più o meno. Cioè adesso a volte ti stai allenando? Piano piano. Comunque è vero, ve lo dico, Micio ha davvero la pelle perfetta. Ma non è vero. Come fa vedere nei video. Ma perché sono lampadato? No, ti giuro, io ho sempre detto non è possibile, qui ci deve essere qualche pulizia. Culo di un bambino. È perfetta. Fra, arrivo e ti giri. Allora, la Silvia ha molta fame. Oltretutto lei vuole ha prenotato la pizza senza glutine. Io anch'io ho tantissima fame. Io so che la Silvia si prenderà una pizza con la prezzemolo. Ecco la pizza. Buona. Allora, io una margherita. Allora, quando stavamo a Roma, questi ragazzi qua, lui... mi hanno insultato perché... cioè, non è che mi hanno insultato, però mi stavo...
posto. Grazie. Allora, per me è una vegetariana. Ho risparmiato l'aglio. Un po' di cammino. Una vegetariana con bresaola. Un po' di proteine. Grazie. Cioè tu vai a chiedere a lei, scegli tu tra bresaola e prosciutto. Tutta magari tu. La soluzione più proteica. Cioè nonché quella più costosa. Più costosa, è ovvio. Marketing. Qui la pizza è arrivata a tutti. Tranne che la sfigatina. Tranne la sfigata. Non li guardare, Silvia, non li guardare, non li guardare. Scusi, già sono sfigata di mio, forse non me la porta nemmeno. Forse non è la Notare la pizza. Lo spessore, ragazzi. Napoletana. Lo spessore. Allora, tu devo tagliare. Scusa. Ragazzi, buon appetito. Sì, buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Buon appetito. A tutti quanti. Cioè, che mondo sarebbe senza pizza? Così è un mondo senza pizza. Senza gluten. Puoi portare il pepe? Questo è per voi. Simone. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Di fatto le narcos è che veramente ogni cosa è costruito, non so quello che ha detto, capito? Cioè a tempo faccio così, non so che frate ha detto, devo tornare indietro. Non sappiamo il luogo del meet. Adesso metti un attimo a fuoco in incognito finché non troviamo gli altri. Come succede? Vuoi cercare di...
la voglia e il coraggio di dire, sempre che ti esponi, dici qualcosa che è un po', magari mostri le tue debolezze, quindi non è il massimo mostrare le tue debolezze, quindi tutti vogliono fare il figo, deve essere forte. Per esempio, signora ha una figlia bellissima, cioè è bellissima. Veramente. È un amoroso che ti odia. Perché sulla smart è solo per te stesso. Lui non può vedere i miei. Sei tu il amoroso che mi odia. No, va bene, ma non devo ore tutti i giorni. Io te la do a casa. E pensa che i video stanno diventando sempre più lunghi. Sì, ma l'ho visto. Guarda che è contro la legge, perché non si possono avere scritte sui cosi. Io dico niente. Una sigla autografa. Nessuno ha visto niente. Ma è permanent. Sì, anche se non è mai tanto bello. Mi sono andata a bordo, però vabbè. Vi pare i cazzi. Tu sei matta però. Guarda che per sentire me dovete essere un po' fuse. Però. Grazie. Quanto ci hanno impiegato gli altri? Molto di più. Grazie. Ti piace la fuga. Che più che altro non, cioè, non davvero non costruisco, come se io parlassi a una mia amica, mia mamma, chiunque. Questa è la cosa che le persone è indicibile. Salutiamo la Simon Fit. Ciao! Ciao Simon Fit! Ah, aspetta, posso? Jimmy, questa volta ce l'ho io vicino. E infatti! Jimmy ti adora, ma fa, mi ma fa delle cose buonissime! Perché tu non le fai? Una bella persona internamente, non solo per magari chi ha detto per diventare, però davvero in generale e grazie a te sono riuscita a convincere mia sorella ad andare in più. Ti capisco. Poi parla tu perché io sto tremando. Volevo concludere questo video in stile fashions, quindi fermandomi un attimo a riflettere, a parlare. È stata una giornata pazzesca. È iniziato tutto con l'arrivo di Valerie giovedì sera ed è stato tutto venerdì con me, siamo state tutto il giorno insieme. Io personalmente, e gliel'ho anche detto, sono una a cui piace stare da sola, gli piace avere i suoi spazi e io a volte, spesso, mi reputo una persona noiosa, quindi prima che arrivasse, comunque io e lei ci siamo sempre soltanto sentite attraverso messaggio, sui social o per WhatsApp, e comunque non ci eravamo mai viste prima. Quindi prima che arrivasse avevo un po' timore, non che lei invadesse i miei spazi, ma che io non fossi in grado di intrattenerla per un giorno. Avevo paura che dopo un po' si annoiasse di me, che non ci fosse più niente da dire. E invece, ovviamente, come al solito, bisogna sempre buttarsi, farlo, non avere timore di fare qualcosa soltanto perché ci si creano queste 10.000 pare. E infatti poi è arrivata e abbiamo passato questa giornata insieme bellissima. Abbiamo chiacchierato un sacco, abbiamo passeggiato, ci siamo allenate, abbiamo condiviso le nostre conoscenze, le nostre paure, abbiamo portato la nostra amicizia a un altro livello, abbiamo aperto il cuore una all'altra, si sono dette cose che sui social non si saranno mai dette, perché comunque ho trovato una persona che condivide il mio stile di vita e questo è qualcosa che accomuna in modo pazzesco. Tutti che lavorano, io che cazzo c'è? E si chiama anche Bodybuilder. Ti vedo sofferente. Dai, non la fare ridere. Filtro allenamento. Sono proteine e basta. Chocolate brownie, my protein. Chocolate brownie, my protein. Invece ho il mio paninetto. Paninetto. Barili mi ha spaccato. Io? Sì, un pochino. Oh cacao. Bisogna d'aiuto? E questa sensazione l'ho provata anche il giorno dopo a Milano. Prima di incontrare gli altri avevo il cuore che mi batteva a mille, avevo anche paura. Poi quando li ho incontrati è come se li conoscessi da anni e come se fossimo stati amici da sempre. È stata una giornata stupenda in loro compagnia, in compagnia di persone che condividono
il tuo stile di vita, condividono quello che fai, ti capiscono quando parli di video, di tempi, di come gestire tutto, ma soprattutto che ti supportano. Viviamo in un mondo dove la prima cosa è la competizione, primeggiare sugli altri, arrivare primo, battere gli altri, e invece ho incontrato 6 persone, 6 ragazzi che non hanno questo come obiettivo, nessuno di noi ha questo come obiettivo, perché siamo tutti diversi, abbiamo tutte storie diverse e diamo tutti un messaggio diverso, quindi non c'è assolutamente bisogno di competere, e questo mi fa tantissimo piacere, soprattutto nell'ambito delle ragazze, che solitamente le ragazze sono quelle più tignizze su questo aspetto, e invece noi quattro eravamo davvero il quartetto perfetto, ci siamo trovate benissimo, stavamo proprio bene insieme. Io non ho vloggato tanto, se avete visto, ho fatto qualche riprese e tutto, ma non so ancora come avrò modificato questo video, ma penso ci sarà tanta musica, perché ho cercato di godermi il momento. Per fortuna ho trovato qualcuno che durante il meet in Duomo mi ha incominciato a filmare, mi ha fatto qualche ripresa, perché sennò non avreste visto niente del meet, perché ero talmente impegnata a incontrare le persone che non mi sarei mai messa a filmare, a puntargli una fotocamera in faccia soltanto per fare un video. Mi stavo godendo il momento ed è stato bellissimo, e questo anche in palestra la mattina, quindi non ho potuto magari farvi vedere che parlavo con gente, ma soprattutto, cosa che vi starete chiedendo tutti, che parlavo con Carolina. Ragazzi, io e Carolina non abbiamo nessun problema, siamo amiche, ci siamo scontrate all'inizio, ma poi abbiamo capito che quelle differenze, che comunque erano state amplificate dalla situazione, anche dalle persone un po' cattive che cercavano la pagliuzza ovunque per cercare di appiccare il fuoco, siamo state anche un po' colpevoli di questo, e lo ammettiamo. Ma ci siamo incontrate ed è stato quasi amore a prima vista. Condividiamo questo stile di vita, e questo è uno stile di vita che accomuna tantissimo, e accomuna me con voi e accomuna me con loro, con Carolina, Francesca e Valerie. Quindi mi dispiace per chi sperava in un po' di dramma, ma io e Carolina siamo amiche, quindi spiacente. E sarà così per lungo tempo, lo spero. Non c'è bisogno di essere uguali per essere amiche, ma soprattutto non viviamo in un mondo fittizio. Noi siamo ragazzi, noi abbiamo la vostra età, io ho 23 anni e davvero mi incontrate per strada, io sono una ragazza normalissima, nessuno direbbe lei è famosa o comunque simil famosa, cioè io non mi reputerò mai famosa, però radunare 200 persone in piazza Duomo a Milano per venire a salutare me, hai un livello di famosità abbastanza elevato. Quindi io e queste persone non viviamo in un mondo fittizio, noi siamo persone vere, e questo è davvero qualcosa che ho provato in questa giornata e parlando con loro, il fatto di essere persone vere. Potremmo essere famosi e tutto, conosciuti, ecco, usiamo la parola conosciuti, potremmo essere conosciuti da tanti, ma noi rimaniamo comunque qualcosa di vero. E una cosa davvero che ci tengo a sottolineare è che queste persone conosciute in generale sui social, i VIPs, le persone famose, vedo sempre che ricevono, fanno le cose per diventare sempre più famosi, sempre più popolari, però non danno mai niente. Invece queste persone, io, Carolina, Francesca, Simo, Marco, Michael, Valerie, diamo indietro, diamo tantissimo, ognuno di noi dà un consiglio diverso, un consiglio che seguiti tutti vanno a completare, un'immagine, una figura, possono aiutare in tanti modi diversi, non c'è bisogno di essere uguali per aiutare qualcuno. Ed è questo per me è stata una delle cose più belle, anche trovare un gruppo, perché voi sapete che questo stile di vita è un po', a volte ti emargina un po', o comunque se non ti emargina, perché io non mi sento assolutamente emarginata, però comunque ti fa sentire un po' diversa, un po' maestrina, tutti che cercano di rivolgersi a te per sapere qualcosa di più in ambito fitness e tu sei sempre lì a dare un po' di lezioncine. Quindi lì invece stavamo condividendo, nessuno insegnava a nessun altro, perché tutti più o meno sappiamo, magari uno sa di più su un argomento, magari uno sa di meno sull'altro, però comunque eravamo tutti allo stesso livello e quindi ci si parlava, ci si confrontava, e io mi sono sentita davvero capita e
un gruppo di amici, quindi è stato davvero bello. E poi ho incontrato voi. È stato qualcosa di emozionante scendere in mezzo a voi e ricevere abbracci da quattro persone, firmare fogli, firmare quaderni, firmare una fascia elastica, firmare un casco. Cioè, mi avete fatto sentire importante, vedere che voi, vedendomi, scoppiavate a piangere. Sì, non è bellissimo da dire, però così è stato. Però dalla gioia, dal riconoscimento, vedere l'apprezzamento verso di me nei vostri occhi, è stato qualcosa di che proprio mi ha riempito il cuore. Io ho passato due ore e mezza in mezzo a voi e davvero, cioè, mi giravo verso una persona, mi abbracciava, mi giravo verso l'altra, mi riabbracciava, non mi avete lasciato un secondo. Per me è stato bellissimo, mi sono sentita piena, sono tornata a casa praticamente volando e ancora adesso sono in un altro pianeta, ancora quasi non ho realizzato quello che davvero è successo. E ma soprattutto comincio a un po' a realizzare quello che i miei video stanno facendo o che hanno fatto, quello che io con molta tranquillità mi siedo qui seduta per terra nella mia cucina e condivido con voi, vi parlo, vi dico i miei problemi, condivido con voi quello che sto passando, quello che mi dicono, quello che penso, quello che provo. E non sono sempre forte, ho condiviso tantissime volte con voi le mie debolezze, non sapendo che questo vi poteva aiutare. E poi ho scoperto che alcune mie parole, anche io pensavo magari frivole o comunque non destinate a, ok, questa parola aiuta questo, cioè non pensate, invece aiuta tantissime persone. E vedere tutte voi, tutti voi, lì per me, per strapparmi un sorriso, per abbracciarmi, per stringermi, per guardarmi, per toccarmi il culo, tra tanti mi avete toccato il culo, è stato bellissimo, mi ha riempito il cuore e davvero è qualcosa che i meet penso che siano qualcosa che farò molto più spesso. E infatti penso che il prossimo sarà a Rimini, a Rimini Wellness. Me l'avete chiesto se ci sarò, sì, sarò a Rimini Wellness dal venerdì alla domenica, quindi faccio 2 giorni e mezzo e sarò lì, sarò allo stand di Physio Store, comunque poi ve ne parlerò più avanti dove mi potete trovare tutto, e sarò con tutti gli altri, ci organizzeremo, non vi preoccupate, non vi abbandoniamo. Gli youtubers prenderanno controllo del Rimini Wellness e sarà bellissimo, ci divertiremo tantissimo. Quindi dopo questa giornata, dopo questo video, io continuo a volare sulla mia bollicina. Vi ringrazio davvero di cuore a tutti quelli che sono venuti, a tutti quelli che mi hanno lasciato un pensierino, a tutti quelli che mi hanno lasciato una lettera. Grazie, davvero, mi avete riempito di gioia.